del suo ultimo atto al Della Vittoria per la stagione 2022-2023. Quest'oggi ospite dai Cremisi la squadra laziale della Nuova Florida. Due squadre che si affidano soprattutto alla gioventù, ben 23 under indistinte sui 39 inseriti. Ospiti reduci della sconfitta interna prima della sosta contro la capolista Pineto, mentre il Tolentino nell'ultimo turno disputato ha impattato per 0-0 contro il Notaresco. Nelle fila dei padroni di casa, non disponibile Vitello per un risentimento muscolare, mister Gianfranco Zannini si affida a Moscati come terminale offensivo supportato da Tizzi e Papaserio più arretrato, linea difensiva a 4 e mediana a 3. Sul fronte laziale invece mister Boccolini, orfano di diverse pedine, manda dal primo minuto in campo ben 7 under, lasciando l'onere a Mucano di ricoprire il ruolo avanzato di terminale offensivo, difesa e centrocampo a 4 con D'Angelo sistemato tra la linea mediana e l'ultimo uomo in avanti. Dopo nemmeno un giro dell'orologio la conclusione di Tizzi si spegne sul fondo, al 19° sono ancora i padroni di casa in maglia grigia, questa volta il cross di Mataloni non viene sfruttato a dovere da Moscati, inzuccata che finisce al lato. Un minuto dopo la metà della prima frazione, percussione ospite sul settore destro d'attacco, Moretti ben posizionato spara sull'esterno della rete. Al 29° i padroni di casa con Tizzi conquistano un tiro piazzato da buona posizione, si incarica dell'esecuzione lo stesso numero 7 Cremisi, pallone che però si infrange sulla barriera e nulla di fatto. Due minuti più tardi, susseguentemente ad un pasticcio difensivo laziale, in aria Gori e Papaserio cercano il fraseggio, sfera che però non entra nello specchio della porta a seguito di una deviazione. Si chiude il primo tempo sulla perfetta parità senza sussulti particolari nell'ultimo quarto d'ora. Nell'avvio della ripresa, dopo nemmeno un minuto, buona la giocata dai padroni di casa, purtroppo però manca la stoccata finale Moscati. Al quinto cross di Lattanzi per Papaserio che arriva con un attimo di ritardo nell'impatto del pallone verso lo specchio della porta. Al 13° dopo un triplice cambio di mister Zannini, padrone di casa hanno l'occasione più ghiotta per passare dalla distanza, Rozzi prova a mettere il pallone sul 7 ma Alex Spadini riesce a smanacciare in angolo. Poco dopo il quarto d'ora si riporta in avanti la compagine ospite con una veloce ripartenza sempre sul settore destro, invitante il pallone per De Martino il cui tiro a giro non prende la traiettoria voluta. Con il trascorrere dei minuti gli ospiti provano a pungere, al 25° ancora un capovolgimento di fronte, Menchi si incunea in aria ma in qualche maniera Gagliardini riesce a sventare l'opportunità ospite. Il Tolentino cerca di fare sua la partita ma risulta essere assai sterile in fase di conclusione, il risultato si sblocca al 40. Muzzi pennella per la testa di Tamburlani e pala nel sacco per il vantaggio ospite. Nonostante i 6 minuti di recupero la gara si chiude con il successo dei laziali che si portano a quota 38 in classifica e Tolentino che rimane sempre più ultimo con un piede già in eccellenza. Mercoledì si ritorna in campo il turno infrasettimanale con i Cremisi che andranno a far visita alla capolista Pineto. Mister Zannini, tanta buona volontà, peccato che però il risultato poi sia stato a favore degli avversari. Peccato veramente, perché questa volta a livello di occasioni ne abbiamo create veramente di più rispetto alle altre partite. E vedere che non va dentro la palla, poi chiaramente la squadra, sto macigno un pochettino lo comincia a sentire, quindi l'aspetto psicologico della squadra un po' va giù, si abbatte facilmente in queste situazioni. Però dire che la squadra era morta oggi faccio fatica a dirlo. Chiaramente il tifoso aspetta risultati diversi perché se guardiamo la classifica questo non ci dà sicuramente vigore per dire guardiamo avanti con fiducia. La speranza c'è ancora perché noi altri ci crediamo, però è chiaro, la partita si assottiglia, rimane 5 partite alla fine, i punti è un pezzo che noi facciamo più partite a livello di vittoria, i 3 punti, l'ultima col Monte Giorgio chiaramente un pochettino pregiudica quello che è l'aspetto psicologico della squadra. Che dire, siamo insoddisfatti tutti, io per primo che lavoro sul campo tutta la settimana e mi prendo le mie responsabilità davanti ai tifosi e davanti ai dirigenti. Per quanto riguarda poi qualcosa su davanti che non la buttiamo dentro, qualcosa si vede pure da lontano che non riusciamo a trovare la stoccata, non è il modulo di gioco, oggi abbiamo giocato 3-4-2-1, l'altra partita avevamo giocato 4-3-3, magari vedere la squadra con più entusiasmo su un modulo nuovo si avrebbe apportato benefici, ma i benefici non ci sono stati. Siamo tutti rammaricati e dispiaciuti, però adesso dire che siamo morti no, perché bisogna crederci su tutto quello che è il lavoro a gambo, i giovani nostri, il settore giovanile,
tutto quello che la società ci propone in settimana e tutto quello che è il lavoro dello staff. Il rispetto deve esserci di tutti, della città intera, dei tifosi. Io mi prendo però per primo la responsabilità di questi risultati. Allora, mister Boccolini, partita non entusiasmante sotto il profilo del gioco, ma alla fine tre punti importanti per la classifica e per la sua squadra. Sì, sapevamo che era una partita difficile perché comunque il Tolentino, diciamo che se non era l'ultima spiaggia quasi ci mancava, e quindi sapevamo che doveva mettere tutto proprio a livello sia agonistico che tecnico per riuscire a fare tre punti. Quindi poi siamo stati bravi noi a riuscirci noi, insomma, nel finale della gara. Poi avevamo comunque molte assenze, quindi sono veramente fiero dei miei ragazzi, perché anche chi ha giocato magari di meno invece oggi ha dimostrato di essere all'altezza, insomma, di questa squadra e di questo campionato. Quindi merito ai ragazzi, soprattutto a questi ragazzi che magari hanno giocato di meno e oggi hanno fatto vedere il loro valore.